Ecco, le immagini che avete appena visto sono una simulazione, una messa in bella di fotografie riprese per oltre un decennio, a partire da fine anni 90 a 2008, di quella zona di cielo dove c'era questa benedetta radiosorgente Sagittario A, nella costellazione del Sagittario, che è Pomezzona, il centro della nostra galassia, che sulle quali c'erano i sospetti che si trattasse di uno di quei famosi buchi neri di cui si sente parlare anche nei documentari, se non addirittura nei telegiornali. Cioè, buchi neri vuol dire ammassi di materia così concentrata che la gravità fortissima che ne viene fuori impedisce addirittura alla luce di uscire, cioè la luce è influenzata dalla gravità secondo la relatività generale di Einstein, e quindi nonostante abbia una velocità inimmaginabile per la nostra vita quotidiana, in caso di gravità estremamente forte finisce per non riuscire ad andare avanti. E il risultato è che se non arriva la luce a noi, quell'oggetto è nero, esiste ma non si vede. In realtà qui c'è una stella visibile, oltre al fatto che è una sorgente di onde radio e quindi fa sospettare che succedano cose strane, perché normalmente una stella come il Sole emette in maniera trascurabile nello spettro elettromagnetico delle onde radio, emette da tutte le parti, ma non la maniera, diciamo, l'emissione principale è quella luminosa. E qui invece l'emissione principale è quella radio, cioè questa appare come una stella simile alle sue compagne lì intorno, però è una sorgente di onde radio. Quindi cosa vuol dire? Che se si vede la luce che ci arriva, vuol dire che qualche cosa scappa, magari non esattamente dall'interno di questo buco nero, ma da quello che succede intorno. In più c'è questa emissione marcatissima di onde radio. Queste fotografie fatte negli anni in questa piccolissima zona di cielo hanno fatto vedere che mentre questa radiosorgente sta ferma, intorno gli girano, orbitando, delle stelle in maniera tale che, facendo dei calcoli, adesso proveremo ad abbozzare, facendo dei calcoli si deduce che la sua massa è enormemente più grande di quello che è la massa di una stella normale. Il risultato è che all'interno di questa piccola fetta di cielo, invece di esserci quella specie di gas, come vi ho detto, di stelle all'interno degli ammassi globulari o all'interno di una galassia, in cui le stelle vagano più o meno attratte fra di loro, ma senza un centro che le tenga in mano, che le vincoli gravitazionalmente, perché all'interno di uno spazio riempito di stelle la gravità ti attira da tutte le parti, le stelle sono dappertutto, non hai un centro che ti attrae. Il centro stesso della galassia è fatto di queste miriadi di stelle, però in quel punto è successo nei miliardi di anni precedenti che evidentemente delle stelle sono collassate una sull'altra, hanno formato questo buco nero gigantesco e qui c'è un centro attrattivo notevole. Cioè le stelle che si trovano in quella zona sono vincolate come dei pianeti intorno al Sole a questo corpo supermassiccio. Si può fare una serie di calcoli, anche se approssimati, ma che ci portano all'ordine di grandezza scoperto con i calcoli, diciamo, fatti in maniera molto più precisa dagli scienziati in questi anni. Partiamo dal fatto che questa zona di cielo la trovate su internet, quel filmato stesso che avete visto è su internet, e trovate anche delle mappe in cui si danno più o meno le dimensioni di queste orbite. Per esempio ce n'è una in cui la scala è in secondi di arco, anzi in realtà questi sono decimi di secondi di arco. Vuol dire che, per esempio, se io metto una cosa tipo così, centrata su, quindi l'ho fatto molto bene, centrata sulla sorgente Sagittario A, se questo è lo 0,0, questo
è 0,1, questo è 0,2, che cosa? Secondi di arco. Che cosa sono i secondi di arco? Voi sapete che gli angoli misurati in gradi sono poi suddivisi non in col sistema decimale, ma in sessantesimi di grado, che sono i minuti, e poi ogni minuto è diviso in sessantesimi di minuto, che sono i secondi. Quindi quando parlo di secondi di arco vuol dire che l'angolo retto l'ho diviso in 90 fettine, ognuno è un grado, e ognuna di queste fettine è divisa in 60 minuti e in 60 secondi. Il risultato è che ogni grado, per arrivare da un grado a un secondo, devo dividere per 3600, 60 per 60. In pratica noi scopriamo, per esempio, la stella che è identificata come S2, che è quella che hanno seguito di più, che fa l'orbita più piccolina. Ce n'è anche una che vedete, questo non è, è molto più schiacciato in realtà quello che si vede. Ce n'è anche una che arriva da molto lontano, fa un giro velocissimo come fanno le comete attorno al Sole, e scappa via, non si vede dove va a finire la sua orbita, quindi non è facile calcolarne i parametri. Però di questa S2 è facile capire che diciamo il suo raggio medio sarebbe la metà della, è un'orbita ellittica in realtà, non si dovrebbe parlare di raggio, comunque la terza legge di Keplero è quella che si basa sui semiassi delle ellissi, che sono il parametro che è legato al periodo orbitale. Quindi questo R è circa, si vede dalle cartine, un decimo di secondo di arco. Un decimo di secondo di arco vuol dire che facciamo un decimo. Poi il secondo di arco è un 3600esimo, facciamo 3,6 per 10 alla 3. Un 3600esimo di cosa? Di un grado. E un grado è un novantesimo di che cosa? Un novantesimo di quell'arco, che corrisponde ai 90 gradi, che è lungo pi greco mezzi. Questa qui, un decimo di un 3600esimo, un novantesimo di pi greco mezzi, è diciamo la misura in radianti di questo angolo che si vede. In realtà io voglio una distanza. Per avere una distanza ho bisogno, facciamo nel cerchio trigonometrico, questo qui è la x, l'angolo, no? L'angolo che è, diciamo, messo a confronto con il raggio della circonferenza goniometrica, che è 1. Il rapporto tra questo e 1, che poi è questo e basta, è l'angolo misurato in radianti. Tutta questa roba qua è questa nostra x. Per avere l'r vero, cioè la nostra distanza r, bisogna moltiplicare per la distanza d, che non è più 1. Qual è la distanza di queste stelle rispetto a noi? Sono i 26.000 anni luce che costituiscono la distanza che c'è tra noi e il centro della galassia. Quel gruppo di stelle lì sta a 26.000 anni luce. Allora qui bisogna ancora moltiplicare per 26.000, vuol dire 26 per 10 alla 3, 26.000 anni luce. Anni luce, se li passiamo in metri, l'abbiamo visto precedentemente, sono circa 9 per 10 alla 15 metri. Quindi tutti questi conti mostruosi adesso vengono fuori in un numero, cioè troveremo la distanza che ha, no, troveremo la misura del semiasse dell'orbita di questa stella S2. Dunque, lasciamo le potenze di 10 da parte, facciamo soltanto i numeri. Se facciamo i numeri abbiamo il 3,6 all'inverso, perché è fra 1 fratto 3,6, diviso ancora 90. Diviso ancora 90 per pi greco, diviso 2, per 26 e per 9.
mi viene un numero che è 1,13 circa. 1,13, poi in realtà qui questa misura è una cifra significativa, è solo una stima. Gli scienziati ovviamente sulla cartina hanno fatto le misure con almeno due o tre cifre significative, un po' più precise. Noi ci accontentiamo di una cifra, quindi queste benedette tre cifre significative che ci vengono sono poi da troncare, no? Per adesso le teniamo così. Vediamo le potenze di 10 quanto sono. Le potenze di 10 sono, questo è un meno 1, quindi meno 1. Questo è un meno 3, sta sotto anche lui. Qui non ce n'è, qua c'è un 3. Quindi più 3 andranno via e qui c'è un 15. Chiaramente cosa succede? 3 e meno 3 vanno via, il 15 meno 1 fa 14, quindi questa roba è circa 1,13 per 10 alla 14 metri. Vediamo un po'. È un decimo di anno luce circa, no? Mi pare. No, un centesimo di anno luce, un centesimo di anno luce. Se pensiamo che si può trasformare questo in unità astronomiche, cioè fare il paragone di questa misura con il raggio dell'orbita terrestre. Il raggio dell'orbita terrestre è 1,5, abbiamo visto ai tempi che si facevano le notazioni esponenziali, eccetera, è 1,5 alla 10 alla 11 metri. Quindi questo è abbastanza simile all'1,5, 10 alla 11 invece che 10 alla 14 vuol dire che questo è, da 11 a 14 sono 3, è 1000 volte più grande, sono circa... non 1000 perché 1 è 13, ma una cosa tipo 700 unità astronomiche, cioè l'orbita di questa stella è 700 volte più grande dell'orbita nostra terrestre attorno al Sole. D'altra parte noi siamo dei pianeti interni, se andassimo a confrontare con Plutone che sta a 6 miliardi di chilometri, questo rapporto sarebbe sicuramente inferiore. Comunque questa stella qua orbita con un semiasse dell'ellisse di circa 700 unità astronomiche. Adesso, cosa succede con questo dato qua? Che è possibile, quindi facciamo per sostituire il dato finale, che il raggio è circa 1,10 alla 14 Con la terza legge di Keplero è possibile, sapendo che gli scienziati hanno seguito questa stella per una decina d'anni, no? E hanno misurato, calcolato qual è, anche se non ha fatto un'orbita intera, completa, hanno misurato approssimativamente il tempo orbitale. Questa benedetta stella S2 ha un T, periodo orbitale, di circa 15 anni, cioè in 15 anni fa il suo giro attorno a questo oggetto. Ora, la legge di Keplero, terza legge di Keplero, si ricava semplicemente dall'eguaglianza tra la forza centripeta e la forza gravitazionale. Ora, la forza gravitazionale è quella che c'ha la costante gravitazionale G, la massa principale, la massa secondaria, qui la massa principale è il corpo centrale attrattore e la massa piccola è quella della stella, fratto il quadrato della distanza. Qui mettiamo la R, anche se il ragionamento che sto facendo è il caso dell'orbita circolare, però non è molto diverso nei calcoli dal caso di un'orbita ellittica. Basta prendere, invece che il raggio, prendere il semiasse dell'ellisse. Questa cosa la si eguaglia alla forza centrifuga, che è massa per velocità al quadrato fratto R. Ora, la velocità della stella non è nei nostri dati, anche se si potrebbe ricavare, però la possiamo ricavare. Appunto, la velocità della stella è
lo spazio percorso dalla stella in un'orbita diviso il tempo che passa in un'orbita intera. Quindi lo spazio è 2πr, lunghezza della circonferenza, e il tempo che ci mette è il periodo t. Se io prendo, dopo aver semplificato, uno di qua e uno di qua, no? Quindi qui la r non c'è più, qui c'è una r. Se io prendo questo valore qua e lo metto al posto della v, intanto le due m piccole vanno via, perché come al solito la massa dell'oggetto che orbita è ininfluente, cioè ogni corpo, qualsiasi massa che sia, ha la stessa traiettoria. L'unica massa che c'entra con i calcoli è la massa attrattiva principale. Allora, qui c'è un v quadro, quindi il quadrato di questo vuol dire 2π r fratto periodo preso e messo al quadrato, che sarebbe uguale a gm fratto r. Ora, facendo qui il quadrato, abbiamo 4π al quadrato r al quadrato fratto t quadro uguale g grande m fratto r. Se prendo questo, dunque io poi alla fine voglio il corpo attrattore, quindi voglio la m, devo portare tutto di là. Prendo questo r, lo porto di là, diventerà un r cubo, giusto? Prendo questa g, va sotto, quindi sotto mi trovo un g e mi trovo il t quadro. E qui mi rimane 4π al quadrato. Questa roba è la massa di questo oggetto che fa da corpo attrattore all'interno di quella zona di cielo. Se io adesso metto i dati all'interno di questa formuletta, mi trovo questo valore della massa. Allora, 4π2 lo lasciamo così. Poi, la costante gravitazionale è circa 6,7 per 10 alla meno 11. E questa è la g. Il periodo che va fatto al quadrato sono questi 15 anni. Ora, 15 anni qua, per andare in unità del sistema internazionale, bisogna portarlo in secondi. E allora facciamo 15 che moltiplica, quanti secondi ci sono in un anno? L'abbiamo visto nelle video lezioni sulla notazione esponenziale. Sono circa 3,15 per 10 alla 7 secondi. Quindi qui c'è 3,15 per 10 alla 7 secondi. E poi qui c'è il cubo del raggio. Il raggio abbiamo visto che era 1,13 per 10 alla 14. 1,13 per 10 alla 14. Andiamo avanti a fare questo conto mostruoso. Stavolta ci vuole la calcolatrice, perché ovviamente sono cose enormi. Cominciamo dalla cosa più difficile, che è il cubo. Cioè facciamo 1,13 al quadrato moltiplicato ancora per 1,13. Dopodiché per 4, per pi greco al quadrato, quindi 3,14 al quadrato, diviso 6,67, metto tre cifre che è sempre meglio, e poi diviso ancora, questi sono quadrati, quindi un quadrato di 15 vuol dire diviso 225, diviso il quadrato di 3,15. E ho finito con i numeri. I numeri mi dà 3,8 per 10 alla meno 3. 3,8 per 10 alla meno 3. Cosa succede? Che devo contare adesso i 10. Questo 10 alla meno 11 sotto diventa un 10 alla più 11, quindi c'è un più 11. Poi questo 14, 10 alla 14 al cubo, 14 per 3 fa 42, quindi questo è un più 42. E poi 7, 10 alla 7 al quadrato fa 14, però è sotto, quindi meno 14. Facciamo un conto di questi esponenti, che neanche l'addizione e la sottrazione le faccio mai giuste, quindi meglio. C'è già il numero più grosso, 42 più 11 meno 3 e meno 14 fa 36. Eh,
Ci siamo. Stiamo parlando qui, tanto per intenderci, facciamo una bella storia, arrotondiamo a 4, che avevamo detto che era uno stime, quindi una cifra significativa è più che sufficiente. 4 per 10 alla 36 si tratta di chilogrammi, perché è una massa. È una massa enorme. Avete presente quant'è la massa del Sole? La massa del Sole è 2 per 10 alla 20, alla 30, scusate. Quindi se io divido per la massa del Sole, che è 2 per 10 alla 30, ottengo 4 diviso 2 è 2, e 36 meno 30 è 6. Questo vuol dire che abbiamo trovato una massa che è 2 per 10 alla 6, cioè milioni, di volte la massa solare. Quindi ci sono 2 milioni di soli, poi in realtà i calcoli giusti fatti dagli scienziati portano un 3-4 milioni di volte. Comunque l'ordine di grandezza è quello, cioè cos'è l'universo? L'universo è fatto di miliardi di galassie, è fatto di miliardi di stelle, ma ci sono anche i buchi neri, e questo è diciamo identificabile come non un buco nero qualsiasi, ma i cosiddetti buchi neri supermassicci, cioè fatti non soltanto di una massa 10 volte quella del Sole, ma fatta di milioni di masse solari che sono collassate in quel punto, che sta emettendo ancora luce e onde radio per fenomeni che avvengono all'esterno del buco nero, e quindi sembra una stellina come le altre, bella ferma, e però attorno le stelle gli ruotano in una maniera forsennata, tale che facendo i calcoli e vedendo qual è la massa di questo corpo attrattore viene fuori questo risultato terrificante. Milioni di masse solari concentrate in quel punto dello spazio, al centro della nostra galassia, a 26.000 anni luce da noi.